Signori, benvenuti a un nuovo video di Mister Bra, come sempre, se non è chiamato niente, oggi ti vogliamo parlare di animali, ragazzi. Allora, faccio questo video qua per sfogarmi, perché ragazzi, sono incazzato. Io sono nero, sono smarronato come 95, perché non avete neanche un'idea. Doveva uscire un altro video prima di questo. Soltanto che ci sono stati dei piccoli problemini che mi fanno girare altrimenti i coglioni. Cioè, io ho la mano, ragazzi, che non si vede, da video non si vede, ma c'ho la mano che è rossa dai pugni che ho tirato letteralmente sul muro. Proprio lo sfondavo il muro. Comunque, benvenuti in un nuovo episodio di Conosciamo gli animali non strani, la nostra serie classica che serve per conoscere appunto gli animali del territorio italiano. E oggi parliamo dell'urobolide, un particolare genere di ragni Uroborus, che si Walkenaerius, è un differenziano ragno per un appartenente alla motivo ben famiglia specifico. Uloboridae. Detto questo, I vi lascio maschi direttamente al raggiungono di video, ragazzi, solito perché i devo ancora 3-4 mm sbollire di la mia rabbia. lunghezza, mentre le femmine, spesso più grandi, raggiungono i 5-6 mm. Il corpo è di colore bianco-giallastro, con le zampe sempre sul marroncino chiaro, giallo, comunque leggermente più scure rispetto al corpo. Presente in tutta Europa, è una delle specie di uloboridi molto più comuni da trovare. Non è un ragno particolarmente aggressivo e preferisce sempre la fuga al morso. Tuttavia, anche in caso di morso, il morso non è assolutamente doloroso. Inoltre, non sono gli unici ragni che non possiedono veleno e che quindi non possono in alcun modo uccidere l'uomo. Detto questo, ragazzi, non mi sembra che ci sia più nient'altro da dire, quindi noi ci vediamo con un prossimo video. Bella, ragazzi!